Console, c'è il nostro collega economista e giornalista, soprattutto perché io non faccio l'economista, ma il giornalista Paolo Turati, che ha una domanda per lei. Prego, Paolo. Sì, no, ho rilevato questo aspetto recentissimo di questo uragano, che poi non era un uragano, era un temporalone, insomma, no? Che ha fatto spostare milioni di persone per poi in buona sostanza rivelarsi in niente. Mi sembra che adesso a livello newyorkese, come osservava lei, si viva un po' con un eccesso di prudenza, no? Forse dopo questo. Quindi ci sia proprio un brutto vivere, perché qualunque cosa viene interpretata e viene vissuta in maniera quasi angosciosa. Concordo pienamente. Posso rubare la scena? Prego, un secondo? Prego, abbiamo anche il professor Luigi Bonanate qui con noi, prego. No, solo su questo punto, che è interessante, perché qualche anno fa Bush saltò invece sulla mina Katrina. Cioè, una delle ragioni di questo eccesso, di questo temporalone, sta anche nel fatto che Bush si rovinò l'immagine. Katrina fu un collasso politico pazzesco per Bush, quindi probabilmente Obama e gli altri hanno cercato di evitare quel tipo di rischio, quindi c'è anche una dimensione così un pochettino più casuale in questa vicenda. Anche se quel tornado era come latitudine molto più bassa, quindi era molto più probabile. Io non immagino che a New York, naturalmente di New Orleans, che è non stata immagino devastata. Che a New York possa arrivare un ciclone di quel tipo.